Con me ci sono due atlete, due ginnaste, due grandissime ginnaste che hanno scritto in questi giorni a Sofia la storia della ginnastica ritmica italiana. Torniamo a casa da questi campionati del mondo a livello individuale con ben tre medaglie. Un argento vinto da Milena al nastro, nella finale al nastro, un bronzo vinto da Alexandra nella finale alla palla e un bronzo per team vinto da queste due ragazze insieme ad Alessia Russo. Ve l'aspettavate un successo del genere prima della partenza per la Bulgaria? No, assolutamente no, soprattutto noi volevamo fare bene e diciamo speravamo di vincere almeno quella nel team e invece torniamo a casa con una medaglia per finale a testa, quindi siamo contentissimi di questo risultato e non ce lo aspettavamo per niente. Senti Alex, prima della vigilia avevi detto mi piacerebbe partecipare a una finale. Non solo hai partecipato a più finali, ma hai vinto anche una medaglia. La palla con un punteggio straordinario, 19.900, il più alto di tutta la competizione per quanto riguarda l'Italia. Sono veramente molto contenta e molto fiera, insomma, dei risultati che ho avuto. Anche oggi è andata molto bene, sono molto contenta perché insomma, è stata una gara difficile, essendo il quinto giorno è stata dura, però non abbiamo mollato entrambe, quindi insomma, torniamo a casa con un bel bottino. Milena, senti, l'obiettivo era quello di migliorarsi rispetto al vostro primo campionato del mondo l'anno scorso a Pesaro. Ci siete riuscite alla grande? Cosa hai provato? L'ultimo tuo esercizio in pedana, hai picchiato un pugno come fai tu di solito sulla pedana, eri proprio contenta? Sì, ero contentissima perché l'obiettivo che mi ero prefissata prima di partire l'ho centrato in pieno, che era quello di migliorarmi nella classifica generale, ma soprattutto sono contenta perché tra tutte le ginnaste in gara sono stata l'unica a centrare tutte e quattro le finali, quindi è l'unica a fare ben 12 esercizi in tutti questi 5 giorni e sono molto soddisfatta anche dei risultati appunto. Qualche piccolo rammarico per la gara di oggi? Cosa poteva andare meglio? Il nastro forse? Beh, diciamo che ho salvato un po' di cose nel cerchio e nel nastro, quindi questi due potevano andare meglio, però comunque ho risolto bene, infatti Spela è molto contenta di come ho, diciamo, tra virgolette salvato e niente, io non ho rimorsi. Chiaramente abbiamo parlato con le due protagoniste di questo mondiale che sono Milena e Alexandra, ricordiamo anche Alessia Russo che ha fatto parte del Team Italia e qui ci sono un po' le fautrici di questo successo, Giulietta Cantalupi che è l'allenatrice di Milena Baldassari e Spela Dragas che è l'allenatrice di Alexandra a Giurgiuculese. Vi aspettavate un risultato del genere? No, sono contenta della tenuta di gara, anche se potevamo evitare qualche erroruccio, però diciamo che dopo 12 esercizi è stata bravissima, quindi sono strafelice del risultato e del posto che ho ottenuto. Io di all around, anche qualche posticino sotto sarei contenta lo stesso, e invece quanto riguarda team, io ho già detto, io silenziosamente me lo aspettavo, invece medaglia individuale proprio no, ma mai nella vita. Quindi non che non ho fiducia in Alexandra e sua bravura, ma pensavo che comunque non essendo dall'est, non essendo del giro di quelle solite, non ce l'avrebbero dato, quindi tanto piacere che comunque è successo. Complimenti a tutte, complimenti davvero.